Si pone la prima pietra per costruire una vera casa comune, sicura che non rischia di crollarci addosso, così come invece minaccia quella in cui siamo costretti a vivere ora. Giovanni Fortunato sceglie una metafora per illustrare nel dettaglio il progetto del distaccamento della provincia di Salerno dalla Campania, accusata di uno spinto napolicentrismo, con la conseguente creazione di una nuova regione che valorizzi al massimo l'identità, la dignità, la cultura e le tradizioni dei salernitani. Si può fare quindi, è il coro che si è alzato ieri pomeriggio a Palazzo Sant'Agostino nel corso della riunione del Comitato di Promozione del Movimento Principato di Salerno, promosso dal consigliere regionale Giovanni Fortunato, che trasformerebbe la nostra vasta provincia nella 21ª regione italiana. Secondo il comitato, infatti, che coinvolge anche amministratori di centro-sinistra, per dare vita al progetto ci sono tutti i numeri e i requisiti. Presente alla riunione di ieri, oltre a Fortunato, il consigliere regionale Giovanni Baldi, gli assessori provinciali Antonio Iannone e Marcello Feola, il presidente del consiglio provinciale Fernando Zara e il capogruppo del PDL alla provincia Antonio Cammarota. Nei giorni scorsi intanto il progetto è stato criticato da Franco Tavella, segretario provinciale della CGIL, al quale ha replicato ieri il vicepresidente della provincia Anna Ferrazzano. Se Tavella attacca aprioristicamente un progetto così serio, senza entrare nel merito dei contenuti, è probabilmente per attuare un tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalle evidenti responsabilità della classe politica del centrosinistra e naturalmente dalle altrettanto gravi responsabilità delle organizzazioni sindacali rispetto alle problematiche del lavoro, dell'economia e del sociale. Critico sul nuovo progetto di una nuova regione si è detto anche il segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, che in una nota ha dichiarato: la ragione di crisi non si possono risolvere con un espediente amministrativo, non c'è dubbio che la provincia di Salerno è grande e complessa, ma una nuova regione non è come scoprire l'America, è solo il diversivo di una classe politica non all'altezza, che non rappresenta il paese perché non ne sa cogliere le esigenze vere e profonde.